Buongiorno a tutti. Dopo tanto tempo riprendiamo la formazione sul mercato elettronico. Una volta la facevamo in presenza, sicuramente molti di voi hanno avuto l'opportunità di partecipare a questi eventi. Adesso sono cambiati i tempi e le modalità, ma era necessario riprendere il discorso proprio perché nel frattempo la piattaforma è evoluta. Da una parte e dall'altra sono aumentati tantissimo anche gli operatori economici che hanno aderito al mercato elettronico. Siamo arrivati a quasi 6.000 operatori economici e anche il numero di RDO è aumentato notevolmente. Quindi ci è sembrato opportuno fare con voi un ripasso per chi avesse già seguito dall'inizio i nostri momenti formativi e invece un primo momento formativo per chi invece si affacciasse adesso all'utilizzo di questo sistema. Vi ricordo anche che tutto il materiale che vedrete proiettato oggi, oltre a quello che è già disponibile sul nostro sito, vi verrà messo a disposizione per una consultazione con più calma, ecco, nel senso che oggi i tempi sono stretti perché altrimenti poi i webinar diventano pesanti. Quindi correremo un po', ma poi avrete l'opportunità e modo anche di vedere più in dettaglio quello che viene illustrato oggi da Maria Grazia Iandiorio di F Soluzioni, che segue la nostra piattaforma, che è il nostro riferimento e che quindi oggi vi illustrerà. Buon proseguimento, prego Maria Grazia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come anticipato dalla dottoressa Orsi, nel corso di questo intervento descriveremo ed analizzeremo quelli che sono i momenti con cui un utente della pubblica amministrazione ha la possibilità di predisporre una richiesta d'offerta su quello che è il sistema di acquisti telematici della Emilia Romagna e a questo punto invitare gli operatori economici abilitati al mercato elettronico a presentare un'offerta. Quindi io direi di passare immediatamente anche alla visualizzazione delle slide in modo tale da concentrarci su quelle che sono esattamente gli step necessari per la predisposizione e la pubblicazione di una richiesta d'offerta. Quello che andremo ad analizzare è come effettivamente un utente della pubblica amministrazione, sia esso un punto istruttore piuttosto che un utente a cui è stato associato il ruolo di RUP RDO, accedendo con le proprie credenziali al sistema, può iniziare a creare questa richiesta d'offerta. Compileremo e vedremo le diverse sezioni che vanno a strutturare il documento presente sul sistema. Cosa importante quindi che prerequisito necessario è che l'utente deve essere registrato alla piattaforma, quindi deve aver eseguito tutta la fase di registrazione, ma non solo, deve aver richiesto l'associazione di un ruolo ben preciso. Abbiamo detto o il punto istruttore piuttosto che il responsabile unico del procedimento. La cosa importante è che nel caso in cui la procedura viene predisposta dal punto istruttore, è necessario che questa venga poi approvata successivamente dal RUP della RDO prima della sua effettiva pubblicazione e quindi notifica all'operatore economico della richiesta d'offerta. Quindi, una volta avuto accesso a quello che è il sistema di acquisti telematici dell'Emilia Romagna, sulla sinistra comparirà un elenco di voci e quindi di funzioni che sono specifiche del ruolo e del profilo che quell'utente ha richiesto all'interno del sistema. Per poter attivare una richiesta d'offerta bisogna pertanto accedere al gruppo funzionale gestione RDO e in particolare alla voce RDO. Faccio anche una premessa: in realtà, ancora prima di creare un RDO,
l'utente della pubblica amministrazione ha la possibilità di eseguire a priori una ricerca di quelli che sono gli operatori economici che risultano essere iscritti al mercato elettronico per una data o più di categoria merceologica. Quindi può anticipare in realtà un'evidenza di quelli che saranno i potenziali fornitori invitati a questa procedura ancor prima di impostarla. È evidente che questa ricerca però è una ricerca che avviene a quella data, quindi nel momento in cui vado a predisporre la richiesta d'offerta, in realtà la situazione potrebbe essere cambiata, in quanto contemporaneamente ci possono essere state delle nuove abilitazioni da parte dell'ufficio che è predisposto proprio a questo adempimento. Quando sono nell'ambito quindi della cartella RDO, quello che mi si presenta è una maschera dove nella parte alta solitamente c'è un'area di filtro, nella parte bassa vengono riepilogate quelle che sono le richieste d'offerta che fino a quel momento l'utente ha preparato con l'evidenza di quello che è lo stato di quella richiesta d'offerta, mentre in lavorazione ovviamente il documento è in bozza, quindi il suo stato è in lavorazione, ma a seconda delle fasi ovviamente questo stato cambia. Nel momento in cui vado a pubblicare la richiesta d'offerta, se ho stabilito che si possono collocare offerte, immediatamente lo stato diventerà presentazione delle offerte. Successivamente, quando è stato raggiunto il termine di scadenza e quindi il seggio di gara fondamentalmente procede con la verifica e l'apertura delle buste, quindi come scatta la fase di valutazione amministrativa, l'RDO avanza in uno stato che è in esame fino ad arrivare in aggiudicazione nel momento in cui viene prodotto il documento di aggiudicazione, sia essa definitiva condizionata piuttosto che successivamente definitiva, per arrivare invece a chiudere il procedimento nel momento in cui viene stipulata la scrittura privata, quindi il contratto sulla richiesta d'offerta. Tra le informazioni che vengono visualizzate, oltre ovviamente alla data di scadenza, all'importo dell'appalto, ci sono informazioni utili che si elencano nel corso dei diversi momenti della procedura, in particolare il numero di quesiti ricevuti, quindi volta per volta che arrivano dei quesiti, oltre ad essere informati attraverso una notifica email, per chi utilizza la piattaforma già da tempo sa che solitamente dietro ogni evento c'è sempre poi una notifica email che informa i diversi attori della piattaforma di quello che sta accadendo, dei documenti che devono essere lavorati sul sistema. Per cui ogni qualvolta c'è un nuovo quesito, oltre alla ricezione di una notifica email, c'è anche l'evidenza del fatto che bisogna appunto andarlo a lavorare, e qui c'è l'evidenza di quanti quesiti sono pervenuti. Analogamente il numero di offerte che sono state ricevute. Questa informazione, come vedremo più avanti, ovviamente è un'informazione che può essere visualizzata nel corso, se è stato impostato un apposito parametro, piuttosto che soltanto alla scadenza nel caso in cui la stazione appaltante non intenda essere informata nel corso appunto della procedura. Come viene selezionato il comando di nuova richiesta d'offerta, viene visualizzata una maschera che è una prima richiesta di informazioni obbligatorie per andare a definire quello che poi è effettivamente la tipologia di richiesta d'offerta che intendiamo predisporre sul sistema. In particolare viene richiesto se il tipo di appalto è una fornitura piuttosto che un servizio. Sapete che il mercato elettronico è aperto su queste tipologie di beni, appunto servizi. Viene poi individuata se la procedura verrà espletata senza lotti piuttosto che a lotti. La richiesta d'offerta tra l'altro è semplificata rispetto alle altre procedure, per cui i lotti sono soltanto la modalità a singola voce. Viene poi specificato il criterio di formulazione dell'offerta economica, sia esso al prezzo più basso piuttosto che in percentuale. Ovviamente a seconda di questa scelta il sistema poi modulerà la graduatoria finale, quindi se il criterio è il prezzo più basso e la formulazione dell'offerta economica è sul prezzo, allora avremo una graduatoria che darà come aggiudicatario colui che ha fatto il prezzo più basso. Nel caso in cui
Invece il criterio di formulazione dell'offerta economica è basato sul prezzo e la componente economica è la percentuale, la graduatoria ovviamente sarà compilata in modo tale che l'aggiudicatario è colui che ha fatto il ribasso più alto. Tra le altre informazioni, quando la gara economica è a prezzo più basso, quindi quando le RVO è a prezzo più basso, che è il caso che stiamo analizzando ora, c'è la possibilità di stabilire se io voglio comunque procedere con una verifica della conformità piuttosto che non. La conformità serve quindi semplicemente non ad assegnare un punteggio tecnico, ma semplicemente a stabilire se quanto offerto dall'operatore economico risulta essere conforme o meno a quanto richiesto nella lettera di invito o eventualmente in un capitolato che accompagna la richiesta d'offerta. Le modalità quindi con cui può avvenire una conformità sono: o non la richiedo per niente, oppure la posso richiedere e viene applicata ex ante piuttosto che ex post. Ex ante vuol dire che tutti coloro che superano la fase amministrativa verranno comunque valutati, quindi verranno verificati la documentazione prodotta tecnica e verrà espresso un giudizio di conformità piuttosto che non. Nel caso in cui invece la conformità è ex post, viene limitato la verifica al solo aggiudicatario. Quindi la differenza fondamentale è che nell'ex ante tutti vengono valutati e quindi di conseguenza verranno aperte le buste economiche soltanto degli operatori economici che hanno superato questa fase di conformità. Nel caso ex post invece le buste economiche verranno aperte tutte e la valutazione della conformità avverrà soltanto sull'aggiudicatario. Procedendo con le altre informazioni, quindi dopo aver scelto il criterio di aggiudicazione della gara piuttosto che la formulazione dell'offerta economica, devono essere impostati gli importi, quindi sicuramente l'importo a base d'asta, gli oneri della sicurezza, di recente abbiamo inserito anche l'evidenza delle opzioni, l'importo dell'appalto viene calcolato automaticamente dal sistema come la somma di questi importi e questi sono degli importi, come vedremo, anche importanti ai fini della richiesta del CIG, perché sono delle informazioni che vengono trasmesse nel corso della integrazione al sistema SIMOG. Una volta che ho compilato tutte queste informazioni attraverso l'utilizzo del comando crea gara, viene quindi predisposto il documento strutturato. È un documento strutturato in diverse sezioni. La cosa importante è che ovviamente il sistema controlla per ciascuna sezione che sono state inserite le informazioni ritenute obbligatorie. Solitamente sono informazioni evidenziate in grassetto, quindi con uno stile leggermente diverso, o anticipate da un asterisco. La cosa importante è che queste sezioni non devono essere compilate esattamente nella stessa sequenza con cui si presentano al sistema. In realtà l'utente può, a seconda delle informazioni di cui dispone, procedere ad inserire le informazioni in una sezione piuttosto che in un'altra. Solo per una questione ovviamente di chiarezza nell'esposizione io proverò a seguire ovviamente le sezioni così come sono visualizzate nella maschera che in questo momento ho a video. Quindi nella sezione della testata diciamo che vengono inserite che cosa? Tutte quelle informazioni che servono in qualche modo a regolare il comportamento della piattaforma, quindi nell'ambito di quella che è l'operatività poi anche nella fase successiva di valutazione delle offerte. Quindi in particolare che cosa mi vengono richieste? Mi viene richiesto di visualizzare eventualmente quindi modificare chi è il RUP della RVO. Abbiamo detto prima che un punto istruttore ha la possibilità di predisporre la procedura, non la può pubblicare perché questa va in approvazione al proprio responsabile. Questo vuol dire che se il punto istruttore a sistema ha un unico RUP, il sistema in automatico presenterà l'unica persona che può approvare quella RVO. Nel caso in cui invece un punto istruttore risponde a più RUP, ha la possibilità gara per gara di indirizzare in approvazione al giusto responsabile unico del procedimento. Questa è un'informazione che insieme ad altre viene inviata e quindi gestita sia per la richiesta del CIG laddove viene fatta all'interno della piattaforma, sia nel recupero dei dati dal SIMOG eventualmente la richiesta viene fatta fuori piattaforma. Quindi
vado a definire, oltre alla RUP, l'informazione se la richiesta del CIG vuole essere eseguita in piattaforma piuttosto che non. Se dico no, ovviamente il numero del CIG deve essere imputato manualmente dall'utente, altrimenti viene eseguito il flusso di richiesta del CIG che è perfettamente integrato con il sistema. Nell'ambito della richiesta d'offerta, laddove l'ente ha anche richiesto di attivare un'integrazione con l'Osservatorio dei contratti pubblici regionale, verranno richieste una serie di informazioni che serviranno anche per questa trasmissione. In particolare, è un processo che si attiva in automatico quando sono in procinto quindi di inviare la procedura, quindi in particolare quando si è conclusa tutta la fase di pubblicazione. E quindi è importante andare a definire quella che è la data, nonché l'allegato che dovrà essere trasmesso come provvedimento, sia esso una determina a contrarre o un qualsiasi altro provvedimento che deve essere fornito all'Osservatorio dei contratti pubblici. Tra le altre informazioni presenti sulla testata, ovviamente quelle più importanti quali sono? La definizione delle categorie merceologiche che sono oggetto di questa richiesta d'offerta, quindi andrò ad indicare quelle che sono, cioè può essere una o più di una, le categorie che dovranno essere soddisfatte dagli operatori economici che sono appunto abilitati al mercato elettronico. La scelta, così come per l'operatore economico in fase di abilitazione, ma anche per le pubbliche amministrazioni in sede di selezione fino al quarto livello della struttura gerarchica, cosa importante è che nel caso in cui vado a modificare delle categorie merceologiche, devo fare attenzione ovviamente anche alla definizione dei prodotti e degli articoli che sono stati inseriti nell'apposita sezione dei prodotti o dei lotti. Per quanto riguarda la selezione delle categorie merceologiche, si apre una maschera che fondamentalmente mi consente, o attraverso una ricerca per descrizione, per codice, piuttosto che attraverso una navigazione di quella che è la struttura ad albero proposta al sistema, di arrivare quindi a individuare gli elementi che caratterizzano quindi successivamente la ricerca dei destinatari, e con il comando di conferma posso quindi passare alla individuazione sulla testata della richiesta d'offerta di quelle che sono appunto le categorie merceologiche di interesse per questa procedura. Vado nella sezione degli importi a eventualmente rivedere, posso sempre modificare quelli che sono gli importi che ho inserito nella maschera iniziale, definisco l'IVA. Cosa importante, la definizione di quelli che sono i termini entro cui l'operatore economico può collocare quesiti, dare la stazione appaltante delle risposte, piuttosto che i termini di presentazione dell'offerta. La data di inizio presentazione è una data che, se lasciata libera, quindi vuota, vuol dire che nel momento in cui pubblico l'RVO gli operatori economici possono già collocare offerte al sistema, altrimenti rappresenta il momento iniziale a partire dal quale l'operatore economico può inserire la sua offerta al sistema. Importante è evidenziare eventuali messaggi che il sistema fornisce nel caso in cui è stata selezionata una data che ad esempio ricade in un fermo di sistema. Periodicamente voi sapete che la piattaforma esegue dei rilasci quasi ogni mese e quindi ci sono delle date che vengono bloccate per questa attività, pertanto non sono selezionabili nel corso della predisposizione della richiesta d'offerta. Tra le altre informazioni vado a definire se per questa procedura voglio applicare meno il calcolo dell'anomalia, siamo nel caso del prezzo più basso, quindi ho la possibilità di stabilire se procedere con un'esclusione automatica piuttosto che con una valutazione. Quindi l'esclusione automatica, il sistema ovviamente dà come fornitore aggiudicatario quello che si trovi immediatamente sotto la soglia dell'anomalia, la valutazione invece il sistema dà eventualmente l'evidenza del sospetto anomalo, ovvero quello che ha in qualche modo superato la soglia, ma non lo esclude automaticamente. Per quanto riguarda la riparametrazione, altra cosa importante, bisogna stabilire se i valori ottenuti appunto nella fase delle diverse valutazioni devono essere considerati
per il calcolo dell'anomalia prima o dopo la riparametrazione. Questo sia nel caso di RVO economicamente più vantaggiosa che nel caso del prezzo più basso. Quali sono le altre informazioni importanti presenti sulla testata? Al di là che posso stabilire se nel caso di RDO a lotti, se c'è un numero massimo di lotti su cui può offrire un operatore economico, le due informazioni diciamo importanti sono la seduta virtuale che per default è assì, quindi vuol dire che nel momento in cui si attiva la fase di valutazione amministrativa, all'apertura della prima busta amministrativa viene resa visibile la seduta virtuale per gli operatori economici. Successivamente ovviamente la stazione appaltante con gli appositi comandi può decidere di chiudere questa visibilità e di riaprirla nelle fasi successive. L'informazione invece visualizzare notifiche è quella che avevo anticipato prima, cioè io posso stabilire se innanzitutto voglio essere informato nel corso della procedura che stanno arrivando delle offerte, quindi questo mi consente di vedere non soltanto il numero di partecipanti, ma anche di ricevere quindi le mail. Se invece questa informazione viene impostata su no, vuol dire che io non voglio essere informata, quindi non riceverò le mail e verrò informata del numero di partecipanti soltanto al raggiungimento della scadenza della richiesta d'offerta. Importante e altra cosa è che solitamente nella turba in alto della richiesta d'offerta si attiva un comando che è l'infomail, che mi consente di monitorare il fatto che sono partite le mail di notifica verso gli operatori economici invitati, quindi verificare se fondamentalmente tutti sono stati correttamente informati, così come nel corso di operazioni come di rettifiche e di proroga, vedere effettivamente che sono stati informati tutti gli invitati alla richiesta d'offerta e comunque quelli che nel corso hanno già collocato magari un quesito piuttosto che una, un'offerta. Per quanto riguarda la sezione invece denominata atti, qui ovviamente è la sezione dedicata all'inserimento di tutta la documentazione che si vuole mettere a disposizione di un operatore economico. Qui non ci sono vincoli su quelle che sono le estensioni ammesse, la stazione appaltante può decidere di mettere gli allegati sia in forma di firmata digitalmente che non, e solitamente che cosa viene inserita? Viene inserita la lettera d'invito piuttosto che una serie di, se c'è il capitolato, quelli che sono i modelli che devono essere utilizzati, un eventuale modello di dichiarazione integrativa, piuttosto che un modello che deve essere utilizzato nel caso di predisposizione dell'offerta economica, quindi con l'aggiunta di un nostro modello economico. Quindi vado ad inserire tutta questa documentazione, così come avviene per l'operatore economico anche per la stazione appaltante, c'è l'evidenza se quel file che è stato inserito è firmato digitalmente oppure no, c'è sempre un baffetto verde laddove il file è firmato digitalmente e invece un'evidenza diversa laddove il documento non lo è. Quando ho inserito tutte queste informazioni e lo faccio attraverso l'apposito comando di aggiungi documentazione, quindi inserisco descrizione e vado a caricare l'allegato, altra cosa importante sono delle informazioni presenti nella sezione informazioni tecniche. Allora, diciamo che quelle essenziali ai fini soprattutto dell'integrazione con il SIMOG sono l'informazione del nuovo ISTAT e del codice identificativo CPP. Queste sono due informazioni che sia che attivo la richiesta del CIG in piattaforma che nel caso in cui l'ho eseguita fuori dalla piattaforma ai fini del recupero dei dati dal SIMOG sono informazioni necessarie che quindi bloccano eventualmente la richiesta nel caso in cui non sono stati imputati. Anche qui per inserire il logo ISTAT è sufficiente seguire l'iconcina, quindi cliccare su quell'iconcina del mondo e procedere con la scelta praticamente del comune piuttosto che della regione di riferimento. In maniera analoga viene fatta la scelta per il codice CPP. Per quanto riguarda invece la sezione dei prodotti, questa è la sezione più importante perché è la sezione in cui fondamentalmente io vado a definire quello che è il contenuto di ciò che predispongo come stazione appaltante nella richiesta d'offerta in partenza, ma di quello che dovrà essere compilato lato operatore economico nel momento in cui colloco l'offerta. Nel nostro caso, essendo siccome stiamo vedendo la richiesta d'offerta al prezzo più basso, ovviamente
quello che andrò a definire è gli elementi importanti che devono essere presenti nella busta economica. Ovviamente se c'è la conformità dovrò invece definire anche quelle che sono le informazioni da un punto di vista tecnico che mi serviranno per valutare la conformità. Una volta che ho individuato l'ambito, il sistema, quindi in base a questa scelta, mi mostra un elenco di modelli di offerta. I modelli risentono, oltre che della scelta dell'ambito, di alcune informazioni che sono state inserite sulla testata. Esattamente se la gara è a prezzo più basso, se è una richiesta di offerta, la modalità con cui viene richiesta la compilazione della parte economica, se è il prezzo piuttosto che la percentuale. Ovviamente se scelgo prezzo verrà individuato, presentati i modelli al cui interno c'è la possibilità di definire un prezzo per l'operatore economico. Se scelgo quella sulla testata, la formulazione della percentuale, nel modello di offerta economica sarà sicuramente presente come informazione la percentuale di sconto. Una volta che ho definito queste informazioni, il sistema in automatico riporta nella sezione dell'elenco dei prodotti una riga con una serie di informazioni. Cosa importante, ancora prima della compilazione, è vedere se il modello selezionato deve essere in qualche modo specializzato nel corso della richiesta di offerta. Per specializzare il modello devo accedere, attraverso l'icona della matita, al dettaglio del modello. Qui io andrò a definire in particolare, come dicevamo prima, le informazioni necessarie per quanto riguarda la compilazione della busta economica. All'interno del modello, quindi, ho la possibilità di definire degli attributi, specificare per ciascuna fase se questi attributi devono essere in lettura, in scrittura, quindi facoltativi, piuttosto che obbligatori. Questo vuol dire che se un dato è inserito obbligatorio, l'offerta non può essere inviata nel caso in cui quelle operazioni definite come obbligatorie, quegli attributi definiti come obbligatori, non sono stati correttamente compilati dall'operatore economico. Anche in questa fase, dove appunto vengono evidenziate quelle che sono le informazioni di competenza della pubblica amministrazione, quindi io in questo caso sto vedendo la maschera, ad esempio, dei prodotti per una richiesta d'offerta a lotti. Quindi, oltre a dover indicare il lotto, il CIG, la descrizione, devo andare ad indicare eventuali quantità, quello che è il valore a base d'asta della mia richiesta d'offerta, eventuali oneri della sicurezza, opzioni, ma posso aggiungere anche delle altre informazioni specializzando appunto il modello. Per quanto riguarda la compilazione di queste righe, in realtà esistono due modalità. Una modalità che è quella consigliata quando i beni o i servizi che devono essere introdotti sono pochi, e cioè la compilazione online. Io mi posiziono nelle singole celle e compilo l'informazione, piuttosto che invece una compilazione esterna alla piattaforma attraverso il foglio Excel che viene scaricato, che può essere compilato e successivamente ricaricato a sistema. Quindi, nel caso in cui la gara e la nostra richiesta d'offerta è una richiesta d'offerta monolotto, la sezione verrà denominata dei prodotti e quindi abbiamo la riga iniziale, che è la riga 0. Ho la possibilità qui di aggiungere delle nuove righe, quindi se io voglio posso o limitarmi ad una richiesta d'offerta che è costituita da un'unica riga se chiedo eventualmente un prezzo, un ribasso complessivo sulla fornitura, piuttosto che posso articolare la mia richiesta d'offerta andando ad aggiungere tutta una serie di beni o servizi, a seconda appunto dell'ambito di appartenenza della procedura, andando quindi a dettagliare determinate informazioni, quali appunto la descrizione del bene o del servizio, la quantità, e richiedendo in questo modo un prezzo unitario per ciascuno degli elementi che sono previsti in questa sezione. All'interno del sistema ci sono tutta una serie di controlli. Ovviamente se non valorizzo correttamente il numero di righe, il sistema mi dà queste evidenze. Analogamente nel caso delle procedure a lotti, dicevamo, c'è l'evidenza del lotto, e essendo l'RDO solo a lotti a singola voce, significa che ogni riga rappresenta un lotto, quindi ogni lotto è accompagnato dalla sua voce 0.
Abbiamo detto che posso attraverso, anche qui per legare al lotto, attraverso il comando aggiungi, andare a definire un nuovo lotto, quindi vedete vado a definire quello che è il CIC nel caso in cui l'ho richiesto fuori dalla piattaforma, invece questo dato è in sola lettura laddove la richiesta del CIC è eseguita in piattaforma, perché appunto i dati verranno allineati a seguito della richiesta del CIC. Definito tutte quelle che sono le informazioni necessarie lato stazione appaltante, se ci sono degli errori il sistema li evidenzia, ad esempio non si può inserire un CIG che è stato utilizzato in altre gare, non si può utilizzare lo stesso CIG all'interno della stessa procedura, quindi vengono attivate tutta una serie di controlli attraverso il comando di verifica informazione. Di recente abbiamo detto sono state aggiunte anche le informazioni relativamente all'importo delle opzioni e di conseguenza così come già accadeva per il controllo sulla base d'asta, per cui il valore a base d'asta presente nella sezione dei prodotti deve corrispondere all'importo a base d'asta presente sulla testata in maniera del tutto analoga. La somma degli importi degli oneri per la sicurezza piuttosto che delle opzioni come somma deve corrispondere al dato inserito sulla testata della procedura. Sia che la procedura sia monolotto che multilotto, per procedere con una verifica della corretta valorizzazione delle informazioni bisogna procedere per il comando di verifica informazioni. Nel caso in cui la verifica ha un esito positivo, c'è sempre un baffetto verde nell'ambito della colonna esito riga. Se ci sono invece dei warning piuttosto che degli errori bloccanti, il sistema visualizza delle informazioni, quindi dei messaggi, ed è possibile nell'ambito dell'elenco dei prodotti oppure nell'informazione esito verifica informazioni verificare quali sono le anomalie che sono riscontrate. Ad esempio in questo caso, nel primo caso c'è l'evidenza che non è stato valorizzato la quantità, piuttosto che nel secondo caso non è stata valorizzata l'unità di misura dell'oggetto dell'iniziativa. Entrambe informazioni ritenute e obbligatorie nell'ambito del modello di acquisto. Una volta che sono state visualizzate queste informazioni, cliccando sulla denominazione mi posso posizionare all'interno della cella e fare le dovute correzioni. Nel caso sono stati inseriti dei vincoli, vengono controllati e se non rispettati mi viene data evidenza. La stessa cosa è nel caso in cui nell'ambito del modello io vado ad inserire dei vincoli che devono essere rispettati durante la composizione dell'offerta dall'operatore economico. Questo è un esempio del messaggio che viene visualizzato anche dall'operatore economico laddove i vincoli non vengono rispettati. Dicevamo, posso compilare i dati o direttamente online se sono pochi, ma laddove c'è un'evidenza eventualmente di caricare un foglio con tante informazioni, la soluzione è quella di scaricare attraverso l'apposito comando foglio prodotti da compilare il modello in Excel, facendo attenzione ovviamente a non modificare né la formattazione delle celle, né in particolare aggiungere delle informazioni, perché altrimenti al momento in cui si procede con l'altro comando, il seleziona prodotti, a caricare a sistema il foglio che è stato compilato esternamente, il sistema evidenzierà che il foglio importato non coincide con il modello selezionato. Questo per quanto riguarda quindi la composizione della sezione dei prodotti. La busta di documentazione invece è la sezione dove, come stazione appaltante, vado ad indicare tutta la documentazione che mi aspetto venga fornita dall'operatore economico. In particolare posso sfruttare il DGE strutturato messo a disposizione dal sistema oppure decidere di gestirlo fuori piattaforma. Se voglio lavorare con un DGE che è un semplice allegato fuori piattaforma, ovviamente selezionerò DGE strutturato no. Se voglio sfruttare appieno tutte le informazioni, quindi garantirmi che i DGE che mi arrivano dagli operatori economici sono effettivamente standard e che rispettano la specializzazione che è stata attuata dalla pubblica amministrazione, dovrò scegliere il DGE strutturato. In particolare, attraverso poi l'iconcina di specializzazione, posso andare ad indicare in maniera molto precisa quelle che sono le parti, le sezioni, le singole domande che mi aspetto avvengano, a seconda della tipologia della richiesta d'offerta, compilati dall'operatore economico. Cosa importante è che nel momento in cui io ho scelto DGE strutturato sì,
In realtà anche per gli operatori economici che partecipano alla richiesta di offerta con compagini diverse, quindi ad esempio raggruppandosi in RT, il DGE verrà richiesto telematicamente anche a tutti gli altri attori che partecipano a questo raggruppamento, piuttosto che alle aziende che procedono con l'avvalimento, piuttosto che a eventuali consorzi. Che cosa posso fare in questa fase? Posso decidere di utilizzare lo stesso DGE per tutte queste componenti e quindi specializzerò soltanto il primo modulo, piuttosto che posso arrivare a spingermi a specializzare i singoli DGE per gli avvalimenti, piuttosto che per le mandanti. E quindi il sistema controllerà questa specializzazione e proporrà la stessa agli operatori economici che parteciperanno. Quanto riguarda la modalità invece di inserimento dell'altra documentazione, quindi al di là della scelta della DGE, nella parte sottostante io posso andare ad inserire tutta l'altra documentazione che richiedo, eventualmente l'avvalimento piuttosto che delle dichiarazioni. Posso, tra le altre cose, andare a definire se quella documentazione è obbligatoria, piuttosto che il sistema deve controllare che è stata correttamente apposta la firma digitale. Quindi, attraverso questi check, la stazione appaltante stabilisce quella che è la documentazione che, a pena di esclusione, in qualche modo deve essere fornita, piuttosto che quelli che rimangono facoltativi. Il classico esempio è proprio l'avvalimento. Non sarà una informazione richiesta come obbligatoria dalla stazione appaltante, perché soltanto gli operatori economici che ricorranno a questo istituto saranno obbligati a dover inserire questo elemento. Oltre ad indicare quello che è appunto l'obbligatorietà e la verifica della firma, la stazione appaltante può anche stabilire la tipologia di file ammessi. Il default è P7M e PDF, perché sono quelli solitamente presentati come firma digitale. Ho la possibilità, accedendo nell'apposita maschera di selezione, di poter individuare per ciascun allegato eventualmente delle estensioni aggiuntive. Questo fa sì che l'operatore economico, quando va a caricare a sistema il documento, è un documento che di cui verranno controllate le estensioni. Quindi, se io non ho previsto un doc e l'operatore economico procede ad inserirlo, ovviamente il sistema tenderà a bloccarlo. Una considerazione va fatta per la sola busta di documentazione, che è la seguente. Innanzitutto, l'operatore economico, questa busta di documentazione è separata dalle altre, è unica per tutta la procedura, ma ha la possibilità di iniziativa di andare ad aggiungere della documentazione. Quindi, anche se ha necessità di aggiungere, ad esempio, dei documenti che sono delle cartelle zippate, nel caso in cui la stazione appaltante non ha selezionato questa estensione, lui può aggiungere una riga e inserire dell'altra documentazione. Di questa cosa invece bisogna tenerne presente quando viene definito il modello della richiesta d'offerta, in cui la stazione appaltante, ci siamo detti, va a definire quello che è il contenuto della busta tecnica, eventualmente della busta economica, e stabilisce quanti e quali sono gli allegati che devono essere inseriti. Ecco, in questo contesto l'operatore economico non ha margine di azione, ma necessariamente deve attenersi a quelle che sono le scelte fatte dalla pubblica amministrazione all'atto dell'indizione della procedura. Per quanto riguarda il contenuto della busta economica, questa è una busta che viene vista in sola lettura, quindi tutta la compilazione avviene nella sezione dei prodotti. Nella busta economica viene semplicemente riepilogato quello che è il modello che visualizza l'operatore economico quando è nell'offerta. Quindi ho la possibilità, come stazione appaltante, di verificare effettivamente che le informazioni inserite nel modello sono tutte quelle che effettivamente devono essere compilate dall'operatore economico. Se avevo previsto, ad esempio, in un atto di gara che, oltre alla definizione dei campi strutturati, l'offerta economica andava accompagnata da un allegato, in questa maschera mi rendo conto che non ho dedicato lo spazio corretto per consentire all'operatore economico di andare ad inserire un allegato. Quindi, ripeto, è importante che la stazione appaltante verifichi il contenuto di questa busta,
Tra le altre cose, da uno degli ultimi rilasci è stata inserita la possibilità di generare in PDF il modello della busta economica da poter eventualmente poi inserire nella sezione atti. Viene generato proprio il PDF con l'evidenza di tutte queste informazioni, quindi lo stesso operatore economico nel momento in cui scarica tutta la documentazione ha già ben chiaro di quello che è il modello che dovrà poi compilare in maniera strutturata a sistema, firmarlo digitalmente e riallegarlo. Nel caso in cui la procedura è a lotti, il modello di busta economica presenterà un PDF dove per ogni pagina c'è ovviamente le informazioni del singolo lotto. La sezione, nel caso in cui l'RDO è una sezione a lotti, non sarà presente la cartella busta economica, quindi la sezione busta economica, ma verrà visualizzata la sezione di riepilogo degli elenco dei lotti, dove in maniera del tutto simile, cliccando su quella che è la busta economica, la stazione appaltante va a verificare il prospetto della busta economica, ma qui ha delle informazioni aggiuntive, ha un'evidenza che magari ci sono dei problemi di caricamento, in questo caso viene evidenziato che per il terzo lotto non è stato correttamente compilato il CIG. Inoltre è possibile accedere attraverso quest'ulteriore icona presente nella colonna criteri di valutazione per andare a specializzare eventualmente i criteri per singolo lotto. Quindi, laddove io nella sezione criteri di valutazione prevalente vado ad indicare quelli che sono i criteri, i pesi che vado a dare alla mia richiesta d'offerta, nel caso a prezzo più basso solo criteri economici, nel caso dell'economicamente più vantaggiosa andrò a definire anche quelli che sono i criteri tecnici, entrando in questa maschera invece di specializzazione io posso andare a modificare questi parametri per alcuni lotti, posso stabilire ad esempio se la modalità di attribuzione del punteggio deve essere a coefficiente piuttosto che a punteggio complessivo. Nel momento in cui è avvenuta la specializzazione, questa iconcina presenterà un baffetto verde per dire appunto che la sezione è stata specializzata. Come dicevo prima, cliccando invece sull'apposita icona della busta economica, mi si apre il prospetto che abbiamo visto nell'esempio precedente della monolotto con l'evidenza di tutte le informazioni richieste. I criteri di valutazione prevalente è la sezione dove il sistema in automatico, essendo a prezzo più basso, già mi riporta in quella che è un criterio di valutazione. Quindi se il prezzo mette come formula quella del valore assoluto, per cui vince chi ha fatto il prezzo più basso. Nel caso in cui la procedura è in percentuale, le informazioni che vengono predisposte automaticamente del sistema andranno ad agire non sul valore economico in termini assoluti, ma sulla percentuale, per cui la formula proposta è quella del massimo sconto, quindi ad aggiudicarsi la procedura è chi fa il maggior ribasso. Questa sezione è una sezione che è editabile anche ovviamente quando la procedura è al prezzo più basso, semplicemente perché in questo contesto io potrei richiedere più criteri economici assegnando dei diversi pesi alle singole componenti. Quindi attraverso il comando di aggiungi criterio, in realtà io posso andare ad inserire tante sezioni per quanti sono i diversi criteri economici che voglio applicare con il relativo punteggio. Per quanto riguarda, quindi attraverso il comando inserirò una riga, perfezionerò la descrizione, inserirò il punteggio, cosa più importante, andrò a definire qual è l'elemento del modello che ho predisposto su cui la formula si va ad attuare e quella che è la formula presente a sistema. Vi ricordo che nell'ambito del sito istituzionale, in particolare nella sezione dei manuali, c'è un apposito manuale che riguarda l'approfondimento sia delle formule tecniche che delle formule economiche. La sezione dei riferimenti invece è la sezione dove la stazione appaltante può inserire tutti gli eventuali collaboratori che possono appunto dare una mano nella risposta ai quesiti o che seppur non hanno partecipato in realtà alla predisposizione possono successivamente alla pubblicazione prendere visibilità di quello che è stato impostato dall'apposita cartella consultazione dell'RDO.
Nelle note ovviamente vado ad aggiungere delle informazioni, ulteriori informazioni se lo ritengo necessario, non è obbligatorio, la sezione della cronologia è la sezione dove vengono tracciate tutte le operazioni e non solo in termini di orario ma dall'utente che è stato predisposto, ad esempio se l'RDO viene predisposta da un punto istruttore e successivamente viene approvata dalla RUP, in questa sezione ci saranno i diversi momenti in cui queste azioni sono state compiute assistenzialmente. Quindi, al di là del fatto che tutte le operazioni vengono tracciate in quello che è il log, ovviamente c'è la possibilità di avere un'evidenza dell'azione compiuta in questa sezione. La sezione documenti è una sezione che inizialmente è vuota, ma che nel corso si alimenta con tutte le azioni che io posso eseguire sulla mia richiesta d'offerta. Posso eseguire delle modifiche del bando per aggiungere dei nuovi riferimenti o per andare a modificare eventualmente la visibilità della seduta virtuale. Posso procedere con una rettifica del bando se devo integrare della documentazione. Posso eseguire una revoca del bando. Poi, nel caso di gara di RDO lotti, posso andare anche a revocare il singolo lotto, piuttosto che posso procedere con una estensione di quelli che sono i termini. Tutti questi documenti vengono praticamente tracciati all'interno di questa sezione. Le offerte ricevute inizialmente alla pubblicazione, ovviamente è una sezione vuota, successivamente invece nel corso della procedura, se ho inserito visualizza notifiche sì, ho la possibilità di visualizzare chi sta collocando offerta, se l'offerta risulta essere ancora valida piuttosto che è stata invalidata perché ne è stata sottomessa una nuova che la sostituisce, piuttosto che addirittura ritirata. Queste informazioni, nel caso in cui visualizza notifiche e no, verranno visualizzate solo alla scadenza dei termini di presentazione. Nel caso di procedure eventualmente a lotti, c'è anche l'evidenza di a quali lotti l'operatore economico ha partecipato e ci sono delle possibilità di poter esportare dei fogli Excel ancor prima, quindi di andare in seduta di valutazione per fare le dovute verifiche a seconda appunto di quante offerte sono avvenute per singolo lotto, quindi avere un prospetto iniziale prima della fase di scelta. L'altro elemento importante è la sezione dei destinatari. Abbiamo detto che sulla testata vengono individuate le categorie merceologiche che sono di interesse di questa RDO. Nella sezione dei destinatari vengono scelti gli operatori economici che sono abilitati per quelle categorie merceologiche al mercato elettronico. Per cui accedo a quella che è la maschera dove il sistema mi ripropone la riga dove ci sono esattamente le categorie merceologiche che ho scelto sulla testata, ho la possibilità di aggiungere degli altri criteri, ad esempio posso voler richiedere che l'operatore economico non solo deve essere abilitato al bando ME con queste categorie, ma deve essere anche ad esempio certificato e quindi selezionare la certificazione. Nel caso in cui io lascio una sola riga, vuol dire che l'operatore economico che viene fuori dal risultato di questa ricerca deve soddisfare tutti gli elementi che sono stati inseriti come elemento di ricerca. Nel caso in cui, ad esempio, io voglio che l'operatore economico magari ha almeno una delle categorie, devo modificare questa ricerca aggiungendo tante righe e quindi distribuendo le categorie merceologiche sulle n righe. Il risultato della ricerca è il seguente, quindi una volta che io ho impostato questi criteri, per cui dico ad esempio ho scrittato, vedete, su due colonne determinate categorie, vuol dire che l'operatore economico può essere abilitato o a questa categoria o a quest'altra categoria. Nel momento in cui procedo con la ricerca, viene fuori il risultato, quindi nella parte bassa viene riepilogato l'operatore economico. E in particolare, in quello che è il numero della riga, vengono evidenziati quali sono i criteri che quell'operatore economico sta soddisfacendo. Quindi, ad esempio, l'operatore test 242 soddisfa sia il criterio 4 che il criterio 5. Automaticamente tutti sono inclusi, per cui questo significa che se procedo a confermare la mia ricerca, procederò
ad invitare tutti gli operatori economici. Resta fermo il fatto che la stazione appaltante in maniera manuale possa andare laddove lo ritiene necessario, andare ad escludere un operatore economico perché magari nel corso del tempo ho avuto già dei rapporti che non sono stati delle migliori prestazioni o delle migliori forniture. Nel caso in cui l'elenco è molto ampio, posso esportare attraverso l'apposito comando questo elenco fuori dalla piattaforma, procedere a modificare gli includi o gli escludi e rimportando all'interno i soli operatori economici che devono essere invitati. Al momento della conferma, questo elenco viene riportato nella sezione dei destinatari e rappresentano quindi gli operatori economici che verranno invitati alla procedura. Nel corso della richiesta d'offerta, abbiamo detto, possono avvenire diverse attività, siano esse di rettifica, di proroga, piuttosto che di revoca. I provvedimenti che vengono inseriti vengono riepilogati nella sezione allegati rettifiche. Il momento della pubblicazione. Quindi, una volta che ho completato tutte le informazioni, posso procedere con l'invio. Il sistema ovviamente farà tutta una serie di verifiche per evidenziare eventualmente dei dati obbligatori che non sono stati compilati. La cosa importante da ricordare, se sono un punto istruttore, l'invio verrà mandato in approvazione al mio responsabile unico del procedimento. Se a compilare la richiesta è stato direttamente il responsabile, allora in quel caso questa verrà notificata direttamente agli operatori economici. All'atto dell'invio passo per un riepilogo che posso anche stampare. Nel caso in cui la richiesta d'offerta è stata mandata in approvazione, il RUP, accedendo con le sue credenziali, si sposterà in quella che è la gestione RDO, in particolare i documenti in approvazione, e potrà quindi visionare l'RDO che gli è stata mandata in approvazione. In particolare, nel momento in cui la apre, può verificare se tutte le informazioni sono corrette e può procedere con la prova e quindi pubblicazione dell'RDO, con il non approva, che significa rimandare in lavorazione appunto istruttore la procedura, piuttosto che si rende conto che ci sono piccole correzioni da fare, per cui può fare rifiuta e prosegui e quindi correggere le eventuali modifiche. Velocissimamente, quali sono un riepilogo di quelle che sono le funzioni applicabili alla richiesta d'offerta? Abbiamo detto modifica del bando, rettifica se voglio integrare i documenti, revocare un lotto, revocare completamente la gara, prorogarla in termini di date, posso momentaneamente sospendere la procedura per poi ripristinarla successivamente, nel corso posso decidere di sostituire il RUP e quindi lo faccio con l'apposito comando, piuttosto che in fase di impostazione della procedura posso utilizzare il comando assegna se c'è la necessità di trasferire la richiesta d'offerta in lavorazione ad un altro utente. Per quanto riguarda invece la toolbar dei comandi, oltre ad avere il menu per la gestione della richiesta del CIG, abbiamo la possibilità di mandare delle comunicazioni generiche, quindi ancor prima della scadenza a tutti gli invitati, poter inserire dei chiarimenti anche di iniziativa, oltre che a rispondere a quelli che sono pervenuti, pubblicare eventuali esiti o pubblicazioni. Cosa importante, lo dicevamo all'inizio, verificare sempre le notifiche email che sono evidenziate nell'infomail. Quindi, essendo soprattutto una comunicazione che solitamente è pack to pack, tutto viene tracciato, anche diciamo, la consegna, l'accettazione e eventualmente la lettura. Tutto ciò che abbiamo visto è ovviamente descritto nei manuali che sono presenti a sistema, ma altra cosa importante è la guida interattiva, che è un modulo presente all'interno del sistema a cui si accede nella parte alta del cruscotto riservato, che mi consente di arrivare in uno strumento che mi consente non soltanto di poter navigare tutti i contenuti in una struttura d'albero e quindi arrivare in maniera puntuale a quella che è l'informazione che mi interessa, piuttosto che utilizzando l'area di ricerca che è in basso, individuare appunto quelle parole chiavi che mi consentono di andare a verificare esattamente quello che è il dubbio che posso avere, ad esempio, nel corso dell'impostazione di una richiesta d'offerta. A questo punto gli si apre una maschera, il comando guarda riproduce esattamente una simulazione di quello che abbiamo visto in questa giornata. Con la prova posso addirittura fare una verifica dell'apprendimento che ho fatto a seguito della modalità guarda. A questo punto possiamo, credo, passare a quelle che sono le domande.
Allora, in che modo funziona l'integrazione con il SITAR? Il CIG richiesto attraverso il SATER viene direttamente importato nel SITAR del RUP. Cosa deve fare il RUP? Allora, per quanto riguarda l'integrazione col SITAR, dicevamo, si basa ovviamente anche recuperando una serie di informazioni che sono state già inserite nel SIMOG. Quindi, sia che io eseguo una richiesta immediatamente all'interno della richiesta d'offerta, piuttosto che l'ho anche eseguita fuori dalla piattaforma, nella sezione dei documenti c'è un elemento che è o la richiesta del CIG o il recupero dati dal SIMOG. Al momento dell'invio dell'RDO, per l'ente che ha attivata l'integrazione con il SITAR, viene attivato un processo di trasmissione che riguarda le diverse fasi. In fase di indizione dell'RDO ovviamente vengono trasmessi i dati della gara e sono esattamente quelli che ho inserito a sistema, ma che il sistema ha controllato, SATER ha controllato essere coerenti con quello presente all'interno del SIMOG. Una volta che sono trasferite queste informazioni, nelle fasi successive dell'RDO ci sono altri momenti di integrazione con il SITAR, ad esempio quando si avvia contestualmente all'invio della procedura viene mandato, abbiamo detto, l'allegato che è presente sulla testata dell'RDO, quindi l'allegato per l'osservatorio. Successivamente, quando sono nella fase di valutazione della RDO, vengono mandati contestualmente l'elenco di tutti i partecipanti e di tutti gli invitati e anche con l'evidenza di chi tra gli invitati ha anche partecipato. Successivamente c'è un altro momento di integrazione con il SITAR, che è quello dell'aggiudicazione, quindi nel momento in cui ho tirato fuori la graduatoria, individuato l'aggiudicatario, vengono trasmessi i dati dell'aggiudicatario e infine viene trasmesso la stipula del contratto. Quindi diciamo che l'intero processo vengono inviati dei dati al SITAR. Ovviamente ci sono delle informazioni che probabilmente sono richieste nel SITAR, ma che non sono presenti in SATER e che pertanto il RUP deve necessariamente collegarsi comunque sul SITAR eventualmente per andare a perfezionare quelle informazioni che sono necessarie per chiudere le diverse schede presenti sul SITAR web. Però diciamo gran parte delle informazioni, se inserite all'interno di SATER, vengono trasmesse nelle diverse fasi al sistema. Le credenziali SATER sono ovviamente differenti rispetto a quelle acquisti in rete PA o no? Dunque, acquisti in rete PA credo che stiamo facendo riferimento alla acquisti in rete Consip. Assolutamente sì, sono due sistemi completamente diversi, pur avendo entrambi un mercato elettronico. Ovviamente questo è il contesto regionale, per cui devo necessariamente essere registrato alla piattaforma sistemi acquisti telematici e utilizzare le credenziali fornite all'atto restituite dal sistema all'atto della registrazione. Allora, non riesco, un attimo solo che non riesco a scorrere la barra delle domande. Beh, li provo un attimo a spostare così. Ok, allora, le slide saranno disponibili sul portale Intercenter? Assolutamente sì, come tutti gli altri webinar, a conclusione di queste sessioni formative, dopo una settimana circa, viene pubblicata sia la registrazione del webinar e sia la presentazione che abbiamo proiettato e commentato durante il corso di questa presentazione. La verifica di conformità è necessaria solo quando si sceglie il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa? Assolutamente no. Nel caso in cui il criterio dell'offerta è economicamente più vantaggiosa, abbiamo già una procedura che è suddivisa tra qualità e prezzo. La conformità interviene solo nel caso del prezzo più basso. Abbiamo detto nel corso del seminario, io non vado ad attribuire un punteggio, ma vado semplicemente a stabilire, richiedendo ovviamente opportuna documentazione, se il quanto offerto dall'operatore economico è conforme o meno a quello che ho richiesto all'interno della mia richiesta di offerta.
Qual è la differenza tra criterio di aggiudicazione a prezzo più basso e costo fisso? Certo, allora, nel caso uno degli ultimi decreti correttivi del codice ha introdotto il criterio di aggiudicazione del costo fisso. Il costo fisso è una valutazione praticamente tutta tecnica. Con questo non intendiamo dire che non è presente una busta economica, ma il punteggio tecnico è pari a 100, quindi io distribuisco le diverse componenti dove attribuisco un peso, tutto nella parte tecnica. La parte economica è semplicemente la ricezione firmata digitalmente del fatto che l'operatore economico sta accettando la componente economica che ha stabilito la stazione appaltante. Quindi c'è il discorso della presenza della busta economica, ma è solo come accettazione firmata digitalmente del valore dell'appalto. Eventualmente possono essere richiesti gli oneri o costi della manodopera, ma il valore complessivo è stato stabilito dalla stazione appaltante e non può essere modificato. Cosa diversa invece è il discorso della parte economica e della parte tecnica, chiedo scusa, dove il 100% viene tutto stabilito con la parte appunto i pesi tecnici. Che differenza c'è tra RUP proponente e RUP espletante? Allora, è possibile richiedere eventualmente al gestore di poter modificare la propria anagrafica per poter avere la selezione anche della parte RUP proponente. Quando interviene? Quando ad esempio ci sono delle procedure che vengono fatte da più soggetti, quindi anche magari in unione, piuttosto che quindi a sistema c'è la figura dell'incaricato, di quello quindi che segue la procedura da un punto di vista proprio di indizione amministrativa. Il RUP proponente è colui che è fondamentalmente il responsabile più della preparazione degli atti e che quindi potrebbe non coincidere con il RUP espletante. Laddove non è attiva, diciamo, l'amministrazione non ha fatto richiesta di questa attivazione, le due informazioni ovviamente coincidono. Se scelgo più classi merceologiche, la richiesta d'offerta arriverà agli operatori economici abilitati a tutte le categorie scelte o basta che un operatore sia abilitato a una delle classi scelte? È esattamente quello che ho mostrato nel corso della sezione ricerca destinatari. Se io lascio all'interno della ricerca dei destinatari solo una riga che riporta esattamente le categorie merceologiche che ho inserito in testata, vuol dire che l'operatore economico che risulterà dalla ricerca è abilitato a tutte quelle categorie merceologiche. Se io invece distribuisco i criteri su più righe e quindi lascio ad esempio una categoria per ogni riga, allora vuol dire che non c'è più una condizione di and, diciamo nel gergo più informatico, ma una condizione di or, quindi vuol dire che basta che un operatore economico soddisfi almeno una di quelle categorie merceologiche per venire fuori dalla ricerca. In particolare, se vi ricordate, vi ho mostrato che quando suddivido su più righe quei criteri, alla fine nella ricerca, nella colonna numero di riga, mi dice se l'operatore economico soddisfa più di un criterio. Ed è lì poi la scelta della stazione appaltante di stabilire se necessariamente l'operatore economico deve rispettare tutte le selezioni piuttosto che soltanto alcune. Prossima domanda. Posso ricorrere alla procedura di RDO anche indicando un solo operatore economico per un affidamento diretto oppure è meglio utilizzare un diverso strumento della piattaforma? Premesso che all'interno della piattaforma, nell'ambito del gruppo funzionale procedure di gara, esiste l'apposita funzione di affidamento diretto che quindi ha come destinatario un solo operatore economico. Non ci sono dei vincoli all'interno della richiesta d'offerta. Sapete che il mercato elettronico è uno strumento di acquisto, per cui io posso, ovviamente nel rispetto di quella che è la normativa vigente e in particolare il regolamento interno delle stazioni appaltanti, anche decidere di rivolgermi a un solo operatore economico. L'importante è che ci siano le condizioni che quell'importo ricada in un affidamento diretto.
Definire il CPD è obbligatorio? Allora, come dicevo prima, è presente nelle informazioni tecniche, in realtà non è un'informazione obbligatoria, lo diventa laddove in particolare c'è la richiesta del CIG che avviene, dicevamo, all'interno del sistema SATER, perché è un'informazione che necessariamente insieme al logo ISTAT deve essere trasmessa al SIMOG per ottenere il CIG. Quindi potrebbe non essere obbligatorio solo se faccio la richiesta del CIG fuori dalla piattaforma. Considerate però che, come vi dicevo, dagli ultimi rilasci in realtà noi andiamo comunque a recuperare i dati dal SIMOG, in questo caso sarà un'informazione che non verrà recuperata automaticamente e quindi potete anche decidere eventualmente di lasciarla vuota. Che differenza c'è tra la funzione della riparametrazione e differenza ex ante? Allora, ex post, ex ante, l'avevamo detto prima, era un discorso di conformità, quindi io vado semplicemente a stabilire se quanto fornito dall'operatore economico è conforme o meno a quello che ho richiesto nella lettera d'invito. La riparametrazione invece è un concetto che agisce sul punteggio, quindi se io ho deciso di riparametrare, tra l'altro nel caso questo di un RDO che è giudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la riparametrazione serve per poter stabilire a livello di punteggio complessivo piuttosto che sul singolo criterio se eventualmente un operatore economico non ha raggiunto il massimo punteggio tecnico che io ho stabilito in gara, se in realtà quello che si avvicina di più può essere riparametrato e quindi portato al massimo punteggio tecnico e di conseguenza tutti gli altri operatori economici vengono riparametrati di conseguenza, quindi il loro punteggio. Il campo importo opzioni può essere cestinato nel caso non vi siano opzioni. Cestinato no, nel senso che non è un'informazione che può essere presa e trascinata fuori dal sistema, è un'informazione però non obbligatoria per cui può essere non valorizzata. A questo punto, se non presente, non verrà aggiunta a quello che è l'importo dell'appalto complessivo. Come faccio ad indicare il valore di ogni voce se non lo conosco, ma ipotizzo solo un importo totale? Allora, molto semplice. In realtà abbiamo detto che l'inserimento di più elementi è solo se ho la necessità di conoscere e di far imputare all'operatore economico un prezzo puntuale sulle singole righe. Nel caso in cui ho bisogno di conoscere solo quello che è il valore complessivo della fornitura del servizio o eventualmente la percentuale di sconto applicata, è sufficiente che lascio all'interno della sezione prodotti una sola riga, che è la riga 0, dove nella descrizione descrivo appunto quello che è la fornitura completa o il servizio e mi faccio inserire quello che è il valore complessivo. Non è un obbligo dover inserire più voci, lo diventa nel momento in cui ho la necessità, piuttosto che utilizzare un foglio allegato esterno, di farmi imputare in maniera strutturata queste informazioni dall'operatore economico. Ogni riga corrisponde al lotto ed una voce, oppure ci possono essere più righe corrispondenti ad un unico lotto? No, dicevamo che nell'ambito della richiesta d'offerta abbiamo semplificato la procedura, per cui nel caso in cui scelgo richiesta d'offerta a lotti, abbiamo un lotto, una voce, quindi, ed è sempre la voce 0, quindi la compilazione è lotto 1 voce 0, lotto 2 voce 0. A pagina 50 si vede un'offerta per un RDO monolotto con più voci, scrivania, armadio, ma se non ho capito male, i lotti sono a singola voce. Allora, infatti, non necessariamente per avere una offerta articolata la gara deve essere a lotti. Io posso anche stabilire che non c'è un discorso di lotto, ma sebbene la fornitura riguarda la fornitura di arredamento, posso richiedere al fornitore di esprimermi in maniera puntuale il costo della scrivania piuttosto che il costo dell'armadio, piuttosto che il costo della sedia.
per cui è una scelta non necessariamente legato alla... Allora, credo che... Vediamo se c'era giusto un'altra risposta, dopodiché penso che dobbiamo chiudere con i tempi messi a disposizione. Ovviamente per tutte le domande che non riusciamo a, a rispondere daremo indicazioni sul sito istituzionale. Dove posso fare affidamenti diretti? Non ho capito in che sezione della piattaforma, come ho detto poc'anzi. La sezione degli affidamenti diretti la si seleziona nell'ambito della procedura di gara. Quando avvio la procedura nel menu, nella prima fase di menu, posso scegliere se fare una richiesta di preventivo piuttosto che un affidamento diretto. Quindi è un'altra sezione, ovviamente, che non è l'oggetto del seminario di oggi. Credo che a questo punto dobbiamo chiudere con il tempo che ci era stato messo a disposizione. Non so se Alessia vuole... La necessità di aggiungere qualcos'altro? Sì, volevo precisare, oltre a ringraziare Maria Grazia per il contributo e anche per tutte le spiegazioni che sono state date in merito, poi non preoccupatevi rispetto alle domande alle quali non siamo riusciti a rispondere in diretta, come diceva prima Maria Grazia, faremo in modo di darvi assolutamente un riscontro. Alcune in realtà trovate già le risposte nelle FAQ pubblicate, sarà nostra cura quindi integrale con quello che è emerso oggi. Ad alcune abbiamo risposto in privato perché non erano pertinenti rispetto a questo seminario, ma l'importante è che voi abbiate un riscontro. Se voi avete dei dubbi, ricordatevi che potete fare sempre riferimento al call center per email piuttosto che telefonicamente, che è disponibile con tutti i riferimenti che trovate sul sito. La cosa che mi premeva è sottolineare, visto che è emersa in più domande, è la componente riguardante al SITA. Siete come enti, in questo momento sono veramente pochi quelli che sono, diciamo, abilitati all'integrazione col SITA. È una funzionalità molto utile che vi risparmia un sacco di lavoro. Quindi vi suggeriamo assolutamente di richiedere l'abilitazione. Non lo facciamo noi in automatico perché deve essere una vostra scelta. C'è tutto spiegato nel materiale disponibile sul sito e se avete dei dubbi potete contattare l'HD. Vi permette di avere allineate tutte le informazioni sui diversi sistemi. Grazie a tutti per la partecipazione.